iniziato a lavorare alla Lemonnier fine 49. Ho lavorato alla Lemonnier per tanti anni, fino al 63. I miei anni alla Lemonnier erano un libraio classico, normale. Stavo in una libreria che aveva un bel corridoio grande e c'era una porta che quando si apriva col campanellino si sentiva un bel drin. Allora io mi alzavo dal fondo e chiedevo al signore che voleva, mi chiedeva i promessi sposi, gli davo i promessi sposi. Quando poi nel 63 già si sentiva che la Feltrinelli doveva aprire le librerie, però non ne sapevamo niente. Un giorno venne Gian Giacomo mi disse se volevo andare a lavorare in una libreria. Stavo su una bella scala, stavo cercando dei libri e io dissi di sì, così, ma non pensavo di andare a far parte di un gruppo rivoluzionario, ma nel senso di libraio rivoluzionario. Perché? Perché rivoluzionario? Perché le librerie erano aperte a tutti, tutti potevano entrare, toccare i libri. Quella cosa più bella è toccare i libri. Il profumo dei libri è una cosa diversa. Mentre prima un cliente entrava, si faceva dare il libro e usciva, adesso aveva modo di stare in libreria, sceglierselo e guardarlo. E dopo essere stato un anno a Firenze, mi prospettarono di aprire la libreria a Roma. Difatti fu la prima libreria a Roma delle quattro che abbiamo adesso. E questa libreria aveva due soli ingressi su Via del Babuino, due sole vetrine, però Gian Giacomo volle che le fossero sempre aperte con i libri che davano sulla strada e i giornali. Una c'aveva i giornali attaccati, tutte le piccole riviste di studenti, tutte piccole testate, e da un'altra parte c'era tutti i didascaboli, di modo che quando uno passava si doveva fermare e prendere un libro e entrare e comprarlo. Questa è stata una maniera rivoluzionaria di aprire le librerie, perché nessuno si sognava mai di dire che le porte in libreria sono aperte, perché si intendeva il libraio, doveva venire uno, i libri, doveva sapere quello che voleva, che chiedeva al massimo erano quei 4-5 topi di libreria che entravano, si guardavano gli scaffali, però il resto entrava e chiedeva una cosa. Con Gian Giacomo si rivoltò il mondo, le librerie spalancarono le porte e le persone potevano guardare, toccare e aprirli, libri, sfogliarli, che era il vero, unico modo che ha una persona per prendere contatto, sfogliarlo. In queste fotografie che vediamo c'è un po' la storia mia anche e delle librerie Feltrinelli a Roma. È la prima libreria Feltrinelli a Roma, che era in Via del Babuino. Con molta fatica andavamo avanti, però riuscivamo a vendere tanti libri. Però arrivò un momento che le aggressioni fasciste cominciarono a imperversare su Via del Babuino. Difatti qui vediamo quello che era accaduto in una di queste manifestazioni. Mi sembra nel 69, sì, nel 69. Però prima ci eravamo, oltre a fare presentazioni di libri e cose culturali, ci eravamo anche un po' più fissi di fare degli spettacoli, delle performance di vari registi e vari pittori. Questa si chiamava Stop Living Theatre. E fu uno spettacolo che durò una giornata dalla mattina fino alla sera alle 24. Furono fatte tante performance di tanti autori, di tanti registi. Questo qua difatti è una performance di un pittore che aveva fermato il traffico. Poi il vigile c'era qui, ci diceva di lasciarlo andare, però andato via il vigile, questo autobus qua giù fu fermato e fu incartato di cellofan molto prima che Cristo incartasse i suoi monumenti a Roma. Quest'altra invece è una presentazione normale di libri in cui forse vede un jukebox. Oltre al jukebox c'era anche un bel flipper, e quando Gian Giacomo veniva a Roma, oltre fare cose serie, ci dilettavamo a giocare a flipper. Queste sono le cose che più o meno si vedono in queste fotografie.